Noi diciamo sempre a chi si avvicina, non si fa l'infermiere, si è infermiere. La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è l'ordine di rappresentanza a livello nazionale italiano e rappresenta circa 460.000 infermieri. Negli iscritti ci sono sia gli infermieri che gli infermieri pediatrici, che sono coloro che sono specialisti sull'ambito dei bambini. Quello che riguarda la maggior parte della popolazione sono infermieri generalisti cosiddetti, che quindi sono responsabili di tutta l'assistenza infermieristica generale che abbiamo in Italia rispetto ai nostri pazienti. È un'assistenza che può andare a curare le persone, piuttosto che fare riabilitazione di persone, piuttosto che accompagnargli nel fine vita, o quello che è anche tutto l'ambito della prevenzione sulla popolazione sana, quindi un ampio spettro. Gli infermieri in Italia si formano con un percorso universitario che dura 3 anni, al termine del quale loro vengono abilitati a lavorare appunto iscrivendosi all'ordine professionale. Al termine di questo percorso possono subito lavorare oppure decidere di proseguire con gli studi, con una laurea magistrale in scienze infermieristiche oppure dei master di specializzazione, arrivare addirittura al dottorato di ricerca. Questi percorsi formativi a che cosa portano in Italia l'infermiere? Ci porta a poter lavorare in tutti i setting assistenziali, quindi dagli ospedali in tutte quelle che sono le realtà, dalle terapie intensive, pronto soccorso, piuttosto che i reparti di chirurgia o medicina, sul territorio, quindi l'assistenza domiciliare sui pazienti, piuttosto che i consultori territoriali, oppure lavorare in quelli che sono anche gli ambienti di lavoro a rischio, quindi nelle ditte, nelle realtà aziendali o quant'altro. In questo momento in Italia stiamo vivendo un momento di cambiamento importante, poiché stiamo cambiando la professione in riferimento anche al cambio delle necessità del nostro paese. È un paese anziano, abbiamo una demografia anziana e quindi stiamo valutando quelli che sono i nuovi bisogni degli assistiti, sempre più anziani ma anche cronici, multipatologici, per cui l'infermiere si sta specializzando. Da qui delle lauree magistrali appunto a indirizzo clinico che permettono di acquisire competenze specialistiche nell'ambito o di pediatria o dell'emergenza-urgenza o della salute mentale o in quello che c'è bisogno anche sul territorio. Abbiamo un problema di carenza in Italia dell'infermieristica italiana. In questo momento abbiamo quantificato all'incirca in 60.000 infermieri che ci mancano. Quindi questo, sapendo anche che comunque c'è un problema anche di attrattività riferito comunque a un calo anche dei giovani che si avvicinano ad una professione così impegnativa, ma bellissima come può essere la cura delle persone, e quindi riuscire ad accompagnarli maggiormente e riuscire a riorganizzare quella che è proprio dei modelli di approccio insieme a tutte le altre professioni. Come diceva anche la nostra fondatrice nel 1800, una delle più belle arti che esiste al mondo. Non è un lavoro, è proprio un'arte.